Sei interessato a fare della fotografia il tuo mestiere principale? Oggi ti parlo della mia esperienza con la partita IVA, a cosa serve quando è necessario aprirla e come può aiutare a espandere il tuo business. Ti parlerò anche di Fiscozen, un sistema per gestire la partita IVA online tramite un commercialista personale e una piattaforma per gestire tutti gli adempimenti fiscali. Ovviamente serviranno diverse doti, non ultime quelle relazionali. Nel corso del video vedremo come aprire una partita IVA, quali sono le difficoltà per chi appunto non è del mestiere, come funzionano tasse e contributi, com'è possibile evitare di sbagliare e soprattutto perché è importante per il nostro business. Facciamo un passo indietro. Come saprai, se segui il mio canale, mi occupo di fotografia e videomaking, attività che normalmente vengono svolte da freelance, come era appunto il mio caso. Ovviamente quando si comincia non c'è mai tanto lavoro, perché bisogna prima farsi un portfolio commerciale per attrarre nuovi clienti. Ma se teniamo duro, prima o poi i clienti arrivano e i profitti di conseguenza cominciano a crescere. Aggiungendo ai lavori che svolgevo per i clienti che potevo reperire in loco anche le mie attività collaterali, come per esempio fotografia di microstock, self-publishing e collaborazioni varie, mi sono presto reso conto che la cosa cominciava ad assumere i connotati di un lavoro continuativo piuttosto che di uno occasionale. La differenza sta proprio qui. Le prestazioni occasionali possono essere pagate in ritenuta d'acconto, ma devono essere appunto occasionali. Nel momento in cui diventano frequenti, ecco che il fisco non riconosce più l'occasionalità del nostro lavoro e ci viene quindi richiesto un diverso inquadramento fiscale per proseguire nella nostra attività. Ora, perché questo step è così importante? Ve lo dico subito. Nel momento in cui io dichiaro che il mio lavoro è occasionale, non mi sarà permesso, per esempio, pubblicizzarmi online, quindi tramite sito web o social media, perché nel momento in cui io vado a pubblicizzarmi, il mio lavoro non è più occasionale, ma è continuativo. Mi spiego? In parole povere, finché lo facciamo per gioco, ok, ma se la cosa diventa seria, occorre prestare un po' più di attenzione alla faccenda e cercare di ottenere un corretto inquadramento fiscale per il nostro lavoro, in maniera tale da evitare spiacevolezze. Questo che cosa comporta? Avete mai sentito parlare di agevolazioni per le partite IVA? Regime forfettario? Partite IVA aperte in 24 ore con una spesa minima di 1 euro? Tutte belle cose. Però poi all'atto pratico ci si scontra con una semplice realtà. Per fare tutto questo ci sono documenti da firmare, procedure da seguire, persone da interpellare, prima di tutto il commercialista, se ce l'abbiamo già, in caso contrario dobbiamo anche trovarci un commercialista. E soprattutto bisogna fondamentalmente diventare degli esperti in quella materia lì, perché altrimenti si finisce per sbagliare una cosa, dimenticarne un'altra o peggio ancora entrambe le cose. Quello che è peggio è che nessuno ci avvisa quando sbagliamo qualcosa, ce ne accorgiamo da soli nel momento in cui ci arriva una sanzione. Quello che consiglio è di affidarsi sempre a persone esperte e competenti in materia fiscale, che conoscano la tua attività e ti diano i giusti consigli. Fiscozen ha un team di consulenti fiscali dedicati che ti seguono passo passo dall'apertura della tua partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi. Avrai un servizio di assistenza continuo e sarai seguito in tutti i tuoi adempimenti, con pronta risoluzione di qualsiasi dubbio o domanda che ti possa venire in mente. Mentre se lo facciamo da soli, beh, il fatto di aprirla in 24 ore si rivela presto un'utopia, e sulla questione del singolo euro di spesa, beh, anche il nostro tempo ha un valore, eh? Ora, dovete sapere che a un certo punto, per vie traverse, mi imbatto appunto in un articolo riguardante il self-publishing, argomento che all'epoca stavo indagando perché mi interessava approfondirlo e scoprire se poteva essere un'ulteriore fonte di entrate passive per la mia attività. L'articolo era stato pubblicato proprio da Fiscozen e leggendolo con attenzione fino in fondo ho scoperto che proprio loro potevano aiutarmi a gestire tutta una serie di processi che all'epoca mi stava veramente appesantendo. In particolare, quello che mi colpì da subito fu: la prima consulenza è gratuita. Abbiamo infatti la possibilità di parlare con un consulente che, senza nessun impegno, ci aiuta a capire qual è l'inquadramento migliore per la nostra attività. Un consulente dedicato ed esperto nel mio settore lavorativo, che sarà il mio referente unico per tutto quello che riguarda il mio inquadramento fiscale. In 24 ore, ma veramente 24 ore, si occupano loro di portare avanti le pratiche per l'apertura della mia partita IVA, con l'inquadramento migliore per le mie caratteristiche. Gestionale di facile utilizzo per l'emissione delle fatture. Questo è molto importante, vi dico dopo perché. Prezzo molto più abbordabile rispetto a un commercialista tradizionale. Il servizio di Fiscozen costa poche centinaia di euro l'anno, mentre un commercialista tradizionale, meglio se non ve lo dico neanche. Con la prima consulenza gratuita è molto facile capire che tipo di inquadramento dare alla nostra attività. Vi assicuro che se avessi usufruito di questo servizio tempo addietro mi avrebbe fatto risparmiare giorni di tempo. Il nostro consulente rimarrà poi a nostra disposizione, potremo ricontattarlo in futuro per qualsiasi dubbio o domanda ci vengano in mente, a differenza di un commercialista tradizionale
dove, come sapete, è necessario prendere appuntamento e spesso si va al mese successivo. Personalmente, lo svolgimento delle pratiche burocratiche è in assoluto la parte del lavoro che mi pesa di più. Per cui ecco che avere un supporto su questa parte o addirittura poterla delegare per intero e soprattutto delegarla a qualcuno che non commetterà errori perché, a differenza mia, è un esperto in materia, è una cosa che per me veramente non ha prezzo. Parlando dell'emissione delle fatture, il gestionale di FiscoZen risolve non pochi problemi. Ricordo ancora quella volta in cui inviai una fattura a un'azienda per cui all'epoca lavoravo, vi dico soltanto che il logo dell'azienda è un uccellino azzurro. Dunque io mandai il mio modulo, ma il mio contatto italiano mi mise in comunicazione con la contabilità, che era situata all'estero, non mi ricordo esattamente dove, ma il mio nuovo referente era un ragazzo indiano e quindi parlavamo in inglese. Non che questo fosse un problema, perché io non ho problemi con l'inglese, però mi dicono che il mio modulo in italiano non va bene, per cui mi mandano da compilare il loro modulo in inglese, che era diverso dal mio. Questo che cosa significa? Perdita di tempo, mail su mail, scambio di materiali, documenti, firma qui, firma questo, firma quello. E alla fine il risultato qual è? Mi vedo arrivare sul conto in banca il pagamento per due volte. Perché cos'era successo? Ovviamente il mio contatto italiano aveva inoltrato la mia fattura, il mio contatto indiano aveva inoltrato il suo modulo e quindi mi erano arrivati due pagamenti per lo stesso lavoro. Ci credete che alla fine sono stato io a dover fare un bonifico a Twitter per restituirgli la cifra errata che mi era stata pagata? Ecco perché vi dico che avere una piattaforma che emetta un documento, una fattura univocamente valida è un grande aiuto, può farci risparmiare tempo evitando diversi problemi. Per quanto riguarda i pagamenti, poi, la dashboard di FiscoZen ci riporta in maniera molto chiara quali sono le ultime tre fatture emesse e se sono state pagate oppure no, così siamo in grado di vedere subito se dobbiamo fare recupero crediti. Avere tutto nello stesso posto, senza doversi più districare tra 100 fogliettini volanti, poi se siete come me io odio scrivere, è una cosa che aiuta molto. Sapete quante volte ho scordato di richiedere un pagamento oppure ho dimenticato la cifra che avevo pattuito con il cliente perché ho rimandato la compilazione della fattura perché non avevo una procedura snella per inviare le fatture ai clienti? Come sempre, avvalersi di un referente unico e avere una piattaforma facile da utilizzare aumenta produttività ed efficienza e ci lascia più tempo per fare altro, che sia lavorare di più o che sia godersi la vita quando abbiamo finito. Parlando di tasse, so bene che sono uno degli scogli principali e che spesso bloccano l'iniziativa dei giovani, ma non solo, a causa di un prezzo del lavoro spropositatamente troppo alto anche in rapporto ad altri paesi. La buona notizia è che esiste un regime forfettario, un inquadramento fiscale che ci consente di pagare il 15% a differenza del 40% degli altri regimi, e c'è un ulteriore vantaggio perché per i primi 5 anni paghiamo solamente il 5%, in maniera tale da poter iniziare un'attività, non dico a cuor leggero, ma quantomeno senza sentirci immediatamente strangolati. Queste sono tutte cose che si apprendono durante la consulenza gratuita. Attenzione però, le tasse si pagano l'anno successivo, ma il primo anno di attività lo Stato richiede un anticipo sulle tasse dell'anno successivo, supponendo che l'ammontare delle nostre entrate sia simile a quello che abbiamo appena dichiarato. Per cui in sostanza il primo anno bisogna accantonare il doppio delle tasse da versare allo Stato. Questo è un errore quasi inevitabile se si lavora con fogliettini volanti e se si telefona al commercialista mentre si è di corsa per andare da un cliente all'altro. E di nuovo FiscoZen ha un'ottima soluzione perché ci riporta in automatico l'ammontare delle tasse che noi dobbiamo versare calcolata in base alle fatture che abbiamo emesso tramite il suo gestionale. Se avete seguito con interesse la mia serie di video sulla fotografia di microstock o sul videomaking, probabilmente siete interessati a capire meglio come è possibile strutturare un tipo di attività che potremmo classificare come creativa. Ora, credete a me, quando si svolge un tipo di lavoro creativo, più distrazioni riusciamo a evitare e meglio è, perché ci rimane più tempo per concentrarci su quello che ci riesce veramente bene e su quello che vogliamo fare veramente. In questo senso, la prima consulenza con FiscoZen, che vi ricordo essere completamente gratuita, può essere un'ottima spinta per la vostra attività. Inoltre, chi deciderà di attivare il servizio utilizzando il link che vi lascio in infobox riceverà uno sconto di 50 euro per il primo anno se deciderà di affidarsi a FiscoZen. Ora, pensateci, è una scelta da fare dopo averci meditato a lungo, magari dopo aver richiesto la prima consulenza gratuita. Tuttavia, se volete passare a un lavoro 100% creativo come la fotografia di microstock o il self-publishing, questo potrebbe essere un buon momento per dare una svolta alla vostra attività, cominciando dandole un corretto inquadramento fiscale. Credetemi,
Questa mossa farà sì che il vostro giro d'affari si ampli notevolmente. A questo punto vi chiedo, avete domande o curiosità su uno o su più degli argomenti trattati in questo video? Io vi aspetto come sempre nei commenti, dove cercherò come posso di rispondere a tutte le vostre domande, anche se per domande di carattere fiscale o burocratico la mia risposta sarà sempre chiedi al consulente di FiscoZen, vai al link in descrizione. Amici, per oggi è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video.